Antonio Ferrieri, ne ho letto presidente Confapi. Confapi è un'associazione importante che accoglie e raccoglie praticamente tutti i piccoli e medi imprenditori di un settore importante. La Confapi è un'associazione di categoria, principalmente delle piccole e le medie imprese, che tutela chiaramente queste piccole aziende, dove in questa Confapi chi è socio maggiormente può avere dei servizi dove ci stanno dei professionisti a disposizione per qualsiasi difficoltà che possano avere le aziende. Quindi oltre ad avere le garanzie generali hanno anche un ufficio legale a disposizione, per in questo periodo penso che staranno lavorando tantissimo all'ufficio legale. Presidente, volevo chiederle qual è il primo passaggio che intende fare. Io punterei molto ed esclusivamente sulla tecnologia, pure perché oggi, ne dico un esempio, pure nel mio settore il delivery è un qualcosa che sta andando molto, e se eventualmente uno crede in questo settore e tant'altri che chiaramente uno può ottenere con la tecnologia, si possono creare dei canali alternativi dove si può incrementare sicuramente il lavoro. Qual è l'atteggiamento della Confapi rispetto a questo movimento io apro, io non chiudo? Sono due o tre movimenti che stanno portando avanti questo principio che dal nostro punto di vista è anche abbastanza discutibile, se anche purtroppo giusto. Allora, diciamo che l'obiettivo primario è quello della salute, sicuramente siamo tutti quanti d'accordo, però le aziende oggi trattate così, e principalmente quelle della ristorazione, quelle della caffetteria, sicuramente stanno attraversando un periodo abbastanza buio, cioè aprire, chiudere, specialmente nella ristorazione. Voi considerate, chi non vive di questo lavoro non sa che quando bisogna aprire, insomma, oltre a disinfettare il negozio bisogna fare la spesa, chiaramente bisogna preparare contorni, tutto ciò che serve chiaramente per il giorno dopo e per la buona riuscita della giornata. Se la sera prima, come è capitato in tante volte, chiaramente bene o male sono venute e hanno proclamato di stare chiuse, noi a quelle persone sicuramente l'abbiamo messo in ginocchio, sicuramente gli abbiamo creato dei danni non indifferenti. Premetto che la salute viene prima di ogni cosa, però aprire e chiudere non è fatto bene. È giusto che eventualmente si stabilisca un periodo di chiusura permanente e dopodiché uno sa che deve stare chiusa per quel periodo e si organizza, ma nel momento che poi ci fanno aprire è giusto che ci fanno lavorare, perché diciamo che queste categorie, un po' tutte le categorie chiaramente che sono state chiuse in questo periodo, che stanno altamente in crisi, chiedono solo di lavorare, pure perché tutti i ristori che sono arrivati sono poco e sicuramente non servono a soddisfare quelle che sono le esigenze dell'azienda. Perfetto. Avete in programma di incontrare il presidente De Luca? Io la settimana prossima incontrerò l'assessore alla regione e cercheremo bene o male di fare dei passaggi insieme per vedere eventualmente di trovare sugli accordi, degli accordi per cercare eventualmente che le aziende, almeno noi potremmo programmargli un periodo bene o male di sviluppo, potremmo programmarle eventualmente un periodo di serenità. È chiaro che oggi io capisco e me ne rendo conto che pure per loro non possono fare pronostici, pur perché chiaramente noi siamo molto legati ai dati di questa maledetta malattia che purtroppo ci sta mettendo in ginocchio non solo a noi ma sicuramente ad un mondo intero. Perfetto, ultima domanda, poi le lascio le sue attività. Cosa auspica per il futuro? Allora, quello che io spero è che un giorno ci possiamo sicuramente riabbracciare. Quella è la cosa che
che lo desideriamo tutti quanti, perché tutti questi gesti che prima probabilmente noi li trovavamo banali, oggi ci mancano. Abbracciare un amico, abbracciare un fratello, abbracciare qualsiasi parente, tutte le persone care, è un peccato che purtroppo questa malattia ci ha fatto allontanare un po' da tutti. Perfetto, l'aspetto umano dell'imprenditore, questo è un dato pregevole. Grazie signor Presidente, io le auguro veramente un grandissimo in bocca al lupo perché penso ne abbia bisogno.